Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti, benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale del 22 marzo. Lascio la parola al nostro segretario siciliano per l'appello. Grazie Sindaco, buona serata a tutti, bentrovati. Pizza Emilio Alessandra. Presente. Valli Fabiana. Presente. Brera Severina. Presente. Notari Demis. Presente. Pederniani Samuele. Presente. Gritti Camilla. Presente. Zanni Oscar, ha comunicato l'assenza giustificato. Schiavone Nicola. Presente. Del Frate Emma. Presente. Secchi Annalisa. Presente. Canesi Luca. Presente. Aceti Giancarlo e Castellaneri Marco hanno comunicato l'assenza, perciò sono giustificate. Sindaco, c'è il numero legale, prego. Può iniziare, grazie. Primo punto all'ordine del giorno, lettura d'approvazione per la seduta precedente. Quindi dobbiamo approvare stasera le delibere della seduta del 28 dicembre 2021, precisamente dalla numero 33 alla numero 41. Non ci sono osservazioni, possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina, Favorevole. Nodari Demis, Favorevole. Pederniani Samuele, Favorevole. Gritti Camilla, Favorevole. Schiavone Nicola, Favorevole. Del Frate Emma, Favorevole. Secchi Annalisa, Favorevole. Canesi Luca. Favorevole. E grazie Sindaco. Va bene, procediamo con l'immediata eseguibilità. No, no, non Sindaco, c'è qui, non c'è Sindaco. ah. Non c'è, i verbali non sono cambiati. Ero già avanti. Al punto 2, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 13 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto variazione in via d'urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 e del piano esecutivo di gestione PEG, articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, annualità 2022. Lascio la parola all'assessore Drera. Informo i signori consiglieri che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare una ratifica alla variazione urgente alle dotazioni del bilancio di previsione 22-24. Con riferimento all'esercizio in corso. Il punto all'ordine del giorno è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio durante l'ultima seduta. La variazione di cui alla presente deliberazione è stata approvata in via d'urgenza con delibera della Giunta Comunale numero 13 del 31 gennaio 2022 e si è resa necessaria al fine di provvedere all'allineamento degli stanziamenti di entrata e di spesa alle sopravvenute esigenze di gestione del personale per poter provvedere all'adeguamento del fabbisogno del personale. In particolare, si sottolineano le principali variazioni che sono state inserite riguardanti gli stipendi e gli oneri per il personale dell'area tecnica e per la nuova area risorse umane e finanziarie. La variazione rispetta il mantenimento degli equilibri di bilancio ed è stato espresso il parere favorevole da parte del revisore dei conti. Ci sono osservazioni? Procediamo con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pederniani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Del Favorevole. Frate Emma. Secchi Favorevole. Annalisa. Astenuta. Canesi Luca. Tenuto. Procediamo qui invece con l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Gritti
Brera Severina? Favorevole. Nodari Demis? Favorevole. Federniani Samuele? Favorevole. Gritti Camilla? Favorevole. Chiavone Nicola? Favorevole. Del Frate Emma? Favorevole. Secchi Annalisa? Astenuta. Canesi Luca? Astenuto. Okay. Procediamo col punto 3. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 25 dell'11 marzo 2022, avente ad oggetto variazione in via d'urgenza alle dotazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e del piano esecutivo di gestione PEG, articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, annualità 2022-2023. Come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale numero 28 del 16 marzo 2022. Lascio la parola all'assessore Drera. Anche con questa delibera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare una ratifica alla variazione urgente alle dotazioni di bilancio previsione 22-24 con riferimento all'esercizio in corso e anche all'annualità 2023. Il punto all'ordine del giorno è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio durante l'ultima seduta. La variazione di cui alla presente delibera è stata approvata in via d'urgenza con delibera della Giunta Comunale numero 25 dell'11 marzo 2022 e si è resa necessaria al fine di provvedere all'allineamento degli stanziamenti sia in entrata che in spesa a sopravvenute esigenze, in primis per acquisto di gasolio per il riscaldamento della tensostruttura della scuola media, in quanto per l'improvviso aumento dei costi dei carburanti hanno comportato una modifica degli stanziamenti. Inoltre abbiamo dovuto provvedere a rimpinguare degli stanziamenti su capitoli in entrata e in uscita riguardanti il rimborso di alcuni sinistri che interessano alcuni beni del nostro patrimonio ed abbiamo preso atto della concessione di un contributo statale di 25.000 euro per il 2022, 12.500 per il 2023 per manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. La variazione rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio è stato espresso parere favorevole da parte del revisore dei conti. Sono interventi? E possiamo procedere con la votazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Denis. Favorevole. Federniani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Favorevole. Del Frate Emma? Favorevole. Secchi Annalisa? Mi astengo. Canesi Luca? Astenuto. Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole. Valli Fabiana? Favorevole. Drera Severina? Favorevole. Nodari Denis? Favorevole. Federniani Samuele. Favorevole. Gritti Camilla. Favorevole. Chiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Secchi Annalisa. Astenuta. Canesi Luca. Astenuto. Procediamo col punto 4, esame d'approvazione schema di convenzione tra i comuni di Travagliato, Torbole Casaglia e Castelcovati per la partecipazione al bando di rigenerazione urbana 2022 del Ministero dell'Interno. Con questa deliberazione il Consiglio Comunale è chiamato all'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Travagliato, Torbole Casaglia e Castelcovati.
per la partecipazione al bando di rigenerazione urbana proposto dal Ministero dell'Interno, finanziato con i fondi del PNRR. Grazie ad un lavoro in sinergia con appunto i comuni di Travaiato e Torbere Casaglia, che insieme hanno condiviso una tematica comune, ovvero la promozione delle attività culturali, potremo presentare una domanda per accedere ai fondi. Il Comune di Castelcovati partecipa col progetto di ristrutturazione dell'edificio nel parco di Via Giotto, finalizzato alla realizzazione della Casa della Musica per un importo pari ad euro 700.000. Qualora il progetto dovesse essere finanziato, il Comune potrà avere un luogo che diventerebbe una sede per tutti coloro che a Castelcovati si avvicinano alla musica, dove poter perfezionarsi attraverso lo studio di tale disciplina. Una possibilità che già esiste grazie alla presenza del corpo umanistico dell'Accademia Musicale, ma che necessita di un luogo più adeguato per le attività che svolgono e per la realtà che costituiscono. Se non ci sono osservazioni, possiamo procedere con la votazione. Sindaco, favorevole. Sindaco, un attimo. All'articolo 3, sì. Io l'ho già provato ieri sera a Travagliato, c'è scritto Comuna di Travagliato, è da intendersi il Comune di Travagliato. Prendo che così lo segno. Al punto non vorrei dire, per il Comune di Travagliato, da intendersi il Comune di Travagliato, giustamente. C'è un errore di... Ok, sì. Va bene. Vabbè, poi quando si firmerà, ok, va bene, sì, verrà, sì, va bene. Avete visto una bozza, va bene, quindi possiamo procedere, se non ci sono osservazioni, con l'approvazione. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pederniani Samuele. Favorevole. Critti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Secchi Annalisa. Astenuta. Canesi Luca. Astenuto. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Sindaco favorevole, Valli Fabiana. Favorevole. Brera Severina. Favorevole. Nodari Demis. Favorevole. Pederniani Samuele. Favorevole. Critti Camilla. Favorevole. Schiavone Nicola. Favorevole. Del Frate Emma. Favorevole. Secchi Annalisa. Astenuta. Canesi Luca. Astenuto. Procediamo col punto 5, comunicazioni del sindaco. Lascio la parola all'assessore Valli. Buonasera a tutti. L'emergenza Covid collegata quindi alla pandemia sanitaria non è ancora terminata. Visto i crescenti numeri di positivi che si stanno registrando in queste ultime settimane, si raccomanda quindi nuovamente la massima attenzione, la massima quindi allerta, l'adozione comunque di tutti i sistemi di isolamento o comunque di distanziamento per cercare di contenere questa problematica sanitaria, comunque ancora importante. Poi nel frattempo è emersa anche la questione dell'emergenza ucraina, e anche a Castelcovati stanno arrivando i primi profughi. Abbiamo già avuto un primo contatto con una delle prime famiglie pervenute a Castelcovati, si trovano bene, sono in buona salute, l'amministrazione è a loro disposizione per situazioni di bisogno o qualsiasi necessità.
per qualsiasi informazione, che qualcuno, nel caso in cui qualcuno di voi avesse dei contatti con appunto profughi provenienti dall'Ucraina, c'è il sito, siete invitati a collegarvi al sito del Comune di Castelcovati oppure alla TS Brescia, dove sono appunto quotidianamente aggiornati i dati relativi agli interventi, le modalità di soccorso, di prestazioni sanitarie. In questi formulari, quindi pubblicati e quindi liberamente accessibili, sono infatti fornite informazioni sulla necessità, diciamo, di sottoporsi al tampone, di sottoporsi alle vaccinazioni, le prime informazioni sul libero accesso agli istituti scolastici, previa comunque verifica della copertura vaccinale completa da parte dei ragazzi. L'amministrazione è comunque a disposizione, se qualcuno avesse appunto bisogno di informazioni, noi ci siamo, quindi gli uffici sono a vostra disposizione per dare qualsiasi supporto. Grazie. Se non ci sono altri interventi, possiamo ritenere conclusa la seduta odierna. Quindi io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie, Sina, Buonasera a buonanotte a tutti, buona tutti. serata. Buonasera.